Queste, in estremi sintesi, le ragioni che mi hanno persuaso a non potermi esimere dall'apporre anche la mia firma alla richiesta di referendum confermativo e dunque, indipendentemente da ogni soggettiva presunzione di certezza circa l'esito di tale consultazione, di dover sottoporre decisioni di tale portata ad un vaglio da parte del popolo sovrano, essendo per formazione purtroppo incapace, a differenza di molti, di reputarmi depositario di verità indubitabili. Sorprendentemente questo gesto, improntato al più rigoroso rispetto per la democrazia sostanziale, si è trasformato in motivo di stigma e non soltanto da parte di quella frazione dell'opinione pubblica attiva sui social media che non ha avuto ritegno nel demonizzare così gli strumenti della democrazia diretta mentre assumeva di uniformarsi ai suoi principi. Avverso simili censure con involontaria eloquenza non si è registrata alcuna presa di posizione ufficiale in difesa di un essenziale principio democratico cui si era altrimenti costantemente inneggiato, lasciando così che venisse additato quale eretico, ovvero, meno eufemisticamente, traditore. Ma se quell'indifferenza avrebbe potuto essere ascritta all'irrilevanza dell'accaduto, non può invece risultare accettabile, per quanto mi riguarda, il silenzio che ha accolto giudizi con cui, lungi dal rispettare i principi fondamentali, è stata invece esplicitamente stigmatizzata, pur se in forma infertolare, la scelta da me compiuta, con il ricorso, anziché ad argomenti di merito, a triti luoghi comuni e a strategie. Concluda per cortesia. Solo un istante, Presidente, mi permetta. Ad argomenti di colpevolizzazione mediante argomenta ad baculum, gli argomenti del bastone, chi compie queste scelte sarebbe animato dall'interesse a innescare una crisi di governo per andare a elezioni anticipate, si assumerebbe la responsabilità di accollare alla collettività il costo di un referendum inutile perché di esito scontato, ovvero con argomenta ad hominem, gli argomenti della denigrazione personale, chi compie certe scelte sarebbe animato da narcisistici desideri di un'ora di notorietà, da intenti ricattatori per ritrattare affitte, da meschina volontà di rivalsa per il mancato riconoscimento di meriti presunti, dall'obiettivo di garantirsi prospettive di accesso a future prebende. E dunque, di fronte ad un'epurazione di fatto della quale non posso che dover prendere atto, ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito formalizzo in questa sede la mia decisione di aderire al gruppo misto, formazione certamente inidonea a favorire qualsivoglia eventuale desiderio, quanto mai improbabile con un avvenire per età ormai soltanto dietro le spalle, della reiterazione di un'esperienza rivelatasi finora deludente, anche a causa del sostanziale disinteresse ad accogliere qualsivoglia contributo ulteriore rispetto a quello di dover pigiare pulsanti. Grazie, signor Presidente.